tutti, spero vivamente di essere a fuoco nella vita. Benvenuti in questo video, sono finalmente tornata nella mia stanza. Perdonatemi la faccia, il fatto che è un orario indecente tipo le 8 di mattina e che io stavo dormendo, era tipo uno dei primi giorni da quando sono tornata che potevo dormire. E poi è successa questa cosa. Ebbene sì, quest'estate è successo che la mia gattina è scappata di casa ed è tornata incinta e noi tra l'altro non ce ne siamo accorti subito perché non avevamo idea che lei si fosse fatta ingravidare e ce ne siamo accorti nel momento in cui la sua pancia era grandissima e la vedevamo molto ingrassata e l'abbiamo portata dal veterinario che ci ha detto tipo partorisce tra una settimana. Quindi la mia gatta ha partorito dei cuccioli che sono meravigliosi. Il fatto è che adesso hanno imparato ad aprire la porta della stanza dove li teniamo perché non sono ancora vaccinati, quindi non possono stare a contatto con l'altro mio gatto e quindi stamattina alle 7:30 sono venuti a svegliarmi mangiandomi i piedi e saltellando da tutte le parti sul mio letto e quindi non sapevo cosa fare, quindi ho deciso di registrare questo video al momento che sono appunto tornata da poco e non lo so, mi è venuta voglia di parlare e ho detto invece di parlare da sola prendi la videocamera. Tra l'altro i video che avete visto durante agosto li avevo preregistrati, quindi in realtà è tipo tantissimo che non registro un video e ci ho messo 20 minuti a settare la fotocamera, il cavalletto tutto preciso perché non mi ricordavo più come si facesse. Sì, ma se la luce va via. Niente, se mi sentite senza voce è perché sono reduce da giorni di prove di Creators on the Road, che è il tour che faremo io e i miei amici tra pochissimo in giro per l'Italia. Purtroppo io mancherò la data di Bari, però vi lascio comunque tutte le informazioni qua sotto, il link per andare ad acquistare i biglietti se siete interessati, perché vi assicuro che quest'anno ci siamo impegnati veramente tantissimo. Io faccio una parte veramente difficile perché è totalmente un personaggio diverso dal mio e vedrete tutti come non ci avete mai visti perché ci siamo messi tutti alla prova per fare qualcosa di nuovo e ci siamo veramente impegnati, lo spettacolo è veramente figo e ne vale veramente la pena, quindi se avete voglia di passare qualche ora con noi e siete nelle vicinanze delle città che andremo a visitare vi consiglio vivamente di venirci a trovare perché ci divertiremo. E quindi niente, una volta nella vita che posso dormire mi vengono a svegliare i gatti. Comunque niente, sono tornata dalle vacanze, va tutto bene, è andato tutto bene, ci siamo molto divertiti, a parte un piccolo contrattempo ovvero che avevamo preso una casa per 25 persone perché eravamo un gruppone, noi andiamo sempre in vacanza con un sacco di amici dei miei genitori quindi siamo sempre tantissimi e avevamo preso questa casa, il padrone di casa ci aveva garantito che ce l'avrebbe affittata tutta, tra l'altro a un prezzo ridicolissimo. Io, mio fratello e mio padre siamo arrivati lì prima perché tutti gli altri arrivavano tipo con un aereo a 1 di notte, quindi siamo andati a vedere la casa ed era un disastro, non c'erano abbastanza letti, era sporchissima, di notte non c'era l'elettricità, qualcuno doveva dormire sul divano, voleva far dormire qualcuno in palestra, la cucina era in condivisione con altre persone che abitavano in delle casette intorno, la piscina che ci aveva detto che c'era in realtà non c'era, era assolutamente un disastro e quindi noi siamo dovuti andare a 1 di notte a prendere 20 persone all'aeroporto e a dirgli non abbiamo un posto per dormire stanotte. E niente, che cosa dire, l'estate è finita, io da oggi a luglio praticamente ho da fare 757 mila miliardi di milioni di cose tra cui la maturità. Sono veramente contenta dell'esito che quest'estate ha avuto il mio romanzo, sono veramente contenta di tutto quello che mi dite, del fatto che mi raccontiate che vi ha trasmesso delle emozioni, molte volte mi scrivete che certe parti vi sono piaciute ed è assurdo pensare che sono quelle che sono piaciute di più a me scrivere e non lo so, è veramente emozionante continuare a ricevere foto di persone che lo trovano in giro o persone che ne citano le frasi o commenti di persone che l'hanno letto e che l'hanno apprezzato e sono veramente veramente contenta. Peraltro mi sono resa conto di non averne mai veramente parlato sul mio canale di YouTube, solamente che quando è uscito non ho avuto un secondo per sedermi qui, prendere il mio romanzo e parlarvi sinceramente a cuore aperto di che cosa significa per me averlo scritto, di che cosa significa per me trovarlo nelle librerie, di che cosa significa per me quello che contiene. E quindi non vedo l'ora di farvi un video a proposito di Succede e Basta. Sono veramente contenta che comunque l'abbiate apprezzato e non avete idea di che cosa sta per succedere perché quest'estate è stata veramente surreale e prossimamente ci sono un sacco di novità che non vedo l'ora di raccontarvi, veramente veramente grandi. Peraltro, così non c'entra niente random, ma mi è venuto in mente, mi sono fatta le unghie l'altro ieri e questa semi permanente è già rovinata, quindi oggi vado a rifarla.
Il ritorno a Milano non mi ha fatto per niente bene, peraltro sono le 8 di mattina e si muore già di caldo, io sto già morendo di caldo, non ho neanche acceso le luci per fare il video. Non ce la faccio ad affrontare questa giornata, ragazzi. Questo video voleva essere un po' così, parlato senza senso, come i vecchi tempi, giusto per chiacchierare, giusto per tenervi compagnia durante un pranzo, una cena, una colazione, non lo so quando riuscirò a caricarlo, dal momento che ci sono anche i problemi di internet in questa casa, oltre a tutti gli altri, tipo le formiche, siamo stati invasi dalle formiche. E poi, quando avevamo portato i gattini nella casa al mare, la mia gatta catturava i topi e gli insegnava a ucciderli, e quindi portava i topi e le lucertole in casa. Siamo stati invasi dagli animali, non mi hanno mai punto le zanzare nella mia vita, da quando sono tornata a casa mia è infestata pure di zanzare, sono piena di punture dappertutto. E niente, peraltro da quando sono tornata fa troppo ridere, non accendo mai il wifi, neanche quando sono a casa. Sono stata all'estero fino al 21 di agosto, quindi quando sono tornata avevo 10 giorni per finire la mia promozione di internet, e ora mi sto impegnando per finirla, perché non posso sprecarla, no? E oggi è l'ultimo giorno di agosto e quindi mi impegnerò al massimo. E niente, mi sono resa conto adesso che il mio telefono pensa che io sia ancora Lanzarote. E mi dà il meteo di Lanzarote. Tra l'altro, a proposito di telefono impazzito, il mio telefono quest'estate ha avuto particolari problemi. Allora, innanzitutto la luminosità non funziona. È sempre bassissima, anche se la metto al massimo, anche se tolgo la luminosità automatica. Ho cercato su internet i rimedi per questa cosa, perché ho scoperto che è un bug di Apple e certe volte alcuni telefoni hanno la luminosità che non funziona. C'era scritto di metterlo nel forno a microonde, io ho messo il telefono nel forno a microonde, ovviamente non ha funzionato, ma cioè, ho fatto qualsiasi cosa e non funziona. Poi, cosa è successo? È successo che un giorno WhatsApp ha deciso di usare una suoneria diversa ogni volta che mi arrivava un messaggio, quindi ogni giorno mi cambiava la, cioè ogni giorno, ogni messaggio mi cambiava la suoneria di WhatsApp e io diventavo pazza, perché ci sono le mie amiche che mi scrivono un messaggio per ogni parola e quindi sentivo tipo qua qua ding dum ding dum ding ding, cos'è? Era il telefono che cambiava suoneria da solo. Poi è successo che quando io aprivo la schermata principale, qui mi compariva la tastiera, tipo come se fosse così, però mi compariva qui sotto e io non potevo più vedere le app che c'erano giù, dovevo spegnere il telefono e riaccenderlo. Poi ogni tanto, quando è al 50%, capita che si spenga e si riaccenda da solo improvvisamente. E poi ha fatto altre cose strane, ma io non capisco, io l'ho trattato così bene, io ci tengo così tanto e lui mi ripaga in questo modo e sono molto offesa. E niente, credo non ci sia altro da aggiungere, anche perché ho parlato a vanvera fin troppo. Sono triste ma anche contenta di essere tornata. Sono molto contenta di partire insieme ai miei amici. Sicuramente vi porterò con me. E niente, vi mando un grosso bacio. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo, che giuro sarà un po' meno